Bene, allora, dunque guardate, oggi vado avanti poco più di 10 minuti e mi riallaccio alla prima lezione, quella che qua è indicata come lezione 1. Allora, adesso, siccome mi richiede un minimo di tempo per allargare la visuale, ve la lascio visualizzata così. Poi nelle prossime lezioni ve la allargo, quindi richiede un minimo di lavoro, quindi adesso non preferisco non farlo, altrimenti ci metto 2 minuti e su 10 è il 20%. Allora, io intanto volevo chiarirvi con questa prima chiacchierata dal punto di vista tecnico qual è il nostro obiettivo. Allora, vi ho già detto che questo corso si concentra sulle sistemazioni fluviali in ambito montano e volevo chiarirvi per quale motivo noi ci poniamo questo problema, ovvero le sistemazioni fluviali. Vi è già chiaro per quale motivo ce lo poniamo, ma vorrei discuterlo con voi in modo un pochino più approfondito. Perché oggi, con le numerose preoccupazioni che stanno sorgendo in merito alla necessità di salvaguardare l'ambiente, è necessario chiederselo, cioè è necessario chiedersi se quando si interviene sul territorio è opportuno o meno farlo. Quindi noi stiamo parlando di sistemazioni fluviali, stiamo parlando di interventi sul territorio, che sono anche interventi importanti, perché se pensate a una diga, se pensate a un ponte, se pensate a delle opere per le sistemazioni di movimenti franosi, sono interventi che hanno un impatto sul territorio e sul paesaggio notevole. Quindi è opportuno chiedersi, è opportuno riflettere sul perché le si fa. Perché tenete presente che ad esempio in Italia gli interventi di questo tipo sono molto frequenti, cioè se voi andate in ambito montano, in ambito fluviale, è estremamente difficile che riusciate a non intravedere un segno di sistemazione, girandovi a monte e a valle li trovate, a meno che le eccezioni ci sono solo in ambito montano molto selvaggio, allora forse in ambito montano potreste trovare dei corsi d'acqua che sono allo stato vergine, ma in realtà molto spesso rimarrete sorpresi se affinate la vostra sensibilità a questo tipo di opere, rimarrete sorpresi di trovarle anche in zone dove non vi aspettereste un intervento dell'uomo. Ecco, in Italia, ripeto, sono presenti con maggiore frequenza. Se avete opportunità di viaggiare e andate in altri paesi, vi renderete conto, osservando i fiumi, che la presenza dell'uomo è molto meno rilevante. Ecco, quindi è opportuno chiedersi quale sia la ragione di questo. Intanto, prima di spiegarvi, prima di giungere al dunque di questa riflessione, vi faccio un primo invito, vi rivolgo un primo invito, che è quello di affinare la vostra capacità di osservazione. Questo è fondamentale. Quindi noi adesso parliamo di costruzioni idrauliche, cominciamo a parlare di fiumi. Vi invito, quando andrete fuori, a guardarvi attorno e a trovare i segni di ciò che avete studiato. Questo è fondamentale. Fondamentale perché intanto vi aiuta a stabilire un primo collegamento tra lo studio e la professione. E poi è fondamentale perché dà la capacità di osservare e discende l'esperienza. Allora, spesso noi ci sentiamo dire che per fare questo lavoro ci vuole esperienza. E spesso si sottintende che l'esperienza aumenta l'avanzare dell'età. Ecco, questo io ci tengo a chiarirlo, non è vero. L'esperienza aumenta all'aumentare l'avanzare della vostra capacità di osservazione. Per cui io ho trovato trentenni molto più esperti di sessantenni che avevano lavorato già 40 anni su quell'argomento, perché il trentenne ha osservato molto e ha riflettuto molto. Quindi mi raccomando, noi adesso studieremo delle questioni che sono osservabili. Questo è il vantaggio delle costruzioni idrauliche rispetto alle acque sotterranee. Avete la possibilità di osservare ciò che io vi spiego. E ve l'ho fatto già un primo esempio. Sistemazioni fluviali, andate su un fiume, cominciate a guardare le opere che l'uomo vi ha costruito. Allora, perché quindi c'è questa necessità? Perché i fiumi, e tutto questo lo trovate scritto, sono ambiti ideali per l'insediamento. Cioè gli ambiti fluviali, le zone vicino al fiume, sono ambiti ideali per l'insediamento. Per quale motivo? Perché c'è acqua, ma non solo. Perché spesso
Qui sono suoli profondi, fertili, e la spiegazione di questo già ce l'hanno insegnata alle elementari o alle medie quando ci hanno parlato degli Egizi, no? Quindi le inondazioni depositano sedimenti, i sedimenti sono fertili, vicino ai fiumi spesso la sedimentazione è molto pronunciata e il suolo è profondo. Inoltre è un suolo appunto sedimentario che è molto spesso sede di ricche falde acquifere, quindi l'acqua non c'è solo perché è presente nell'alveo del fiume, è anche facilmente accessibile nel sottosuolo. Ecco, poi in prossimità dei fiumi avete ridotta pendenza, chiaramente, no? Perché il fiume, il letto fluviale non è mai molto pendente, quindi, a parte le cascate, a parte le eccezioni, no? Quindi anche le zone circostanti sono a ridotta pendenza, no? Per cui molto spesso, anche quando si va in montagna, uno deve decidere dove mettere la tenda, la mette vicino al fiume, perché è pianeggiante, c'è l'acqua, c'è l'erba, si sta meglio. Bene, il fiume è idoneo all'insediamento. Peraltro però il fiume presenta anche dei rischi. I rischi sono, intanto tenete presente che in tempi di guerra le popolazioni tendevano a spostarsi sulle montagne perché il fiume è facilmente risalibile, non è facilmente difendibile. Molto più facile difendersi stando su un picco che non stando in fondo a una valle. Quindi c'è anche una ragione politica che a volte ha spinto, ci ha spinto a creare dei paesi in punti difficilmente accessibili. Ecco, ma anche in tempo di pace il fiume presenta il rischio di alluvione, presenta un maggiore rischio di frana, la zona vicino al fiume presenta un maggiore rischio di frana. Chiaramente, cosa succede? Quando parte una frana doveva finire, in fondo al fiume, no? Quindi presenta dei rischi. Poi tenete presente che il fiume è un ambito che è soggetto a una evoluzione morfologica abbastanza rapida. Ecco, questo ve lo spiego un po' meglio perché è un concetto che può non risultare immediato. Allora, da che cosa è originato il fiume? È originato da acqua che scorre verso valle, ovviamente. E l'acqua scorre verso valle perché c'è una configurazione di minima energia. Quindi l'acqua che cade sulle montagne ha un'energia più alta rispetto all'acqua che cade, rispetto alla pioggia che cade sull'oceano, e questa energia, quindi questa massa d'acqua, la disperde scendendo verso valle. Quindi il movimento dell'acqua per viaggiare verso valle altro non è che il risultato di tutto il nostro ambiente raggiungere una configurazione di minima energia. Ecco, peraltro le montagne esistono perché vi sono delle spinte tettoniche e l'orogenesi che le origina. Quindi l'orogenesi tende a creare una configurazione della crosta terrestre che crea questa disparità di energia. Ecco, il sistema Terra reagisce cercando appunto, come vi ho detto, di portarsi una configurazione di minore energia e reagisce tendendo a contrastare l'orogenesi. Perché che cosa fa l'acqua mentre viaggia verso valle? Erode dai versanti, dalle montagne, e deposita dove? In pianura. Ecco, questo processo è esattamente il contrario dell'orogenesi. L'orogenesi spinge le montagne verso l'alto, l'erosione le erode e alza le pianure. Ecco, se venisse a meno l'orogenesi, la Terra, per effetto di questo fenomeno, tenderebbe a una forma tale da non creare scompensi energetici, ovvero quella perfettamente sferica. Immaginatevi, se la Terra fosse perfettamente sferica, sarebbe interamente ricoperta da oceani e non vi sarebbe acqua in movimento, perché l'acqua che piove starebbe ferma dove è caduta. Questa è la configurazione a minore energia. Ecco, in realtà ci si mette l'orogenesi che alza le montagne e a quel punto il movimento dell'acqua verso valle, sempre per tendere la configurazione di minore energia, origina, come vi ho detto, i fenomeni erosivi. Ecco,
questi fenomeni erosivi si manifestano abbastanza velocemente, non sono molto lenti, e soprattutto si manifestano al contrario dell'orogenesi, che è un processo più o meno continuo, che non ha brusche impennate, fatto salvo il terremoto magari. Ecco, l'erosione invece tende a estrinsecarsi con pochi eventi estremi, le alluvioni. Quindi è un processo che l'erosione, che adesso forse mi sono espresso male, è lento nel complesso, ma si estrinseca con picchi che sono estremamente veloci. Per cui l'alluvione è in grado di cambiare radicalmente la geometria di un corso d'acqua, è in grado di originare dei depositi di sedimenti a valle anche dell'ordine dei metri. Ecco, questi fenomeni sono estremamente pericolosi per gli insediamenti che trovate proprio lì. Cioè questi fenomeni, quindi l'erosione improvvisa, l'onda di piena, dove colpisce? Vicino al fiume. Colpisce proprio dove trovate quegli insediamenti. Allora, che cosa ha fatto l'uomo che l'ha capito subito questo, no? Allora, dove ha potuto, si è allontanato. Cioè, dove ha trovato spazi ideali, si è allontanato dai corsi d'acqua quel tanto che basta. Ecco, se l'uomo fosse in grado di allontanarsi dal corso d'acqua, non si porrebbe questo problema. Se fosse in grado di allontanarsi da queste zone rischiose, non si pone questo problema della sistemazione fluviale, di difendersi da questi rischi che vi ho descritto. In Italia però questo è impossibile, l'Italia è tutta montagna, e guardate che la configurazione dell'Italia, unita alle sue caratteristiche climatiche, è abbastanza unica. Se voi andate verso il nord Europa, passate le Alpi, i paesi sono essenzialmente pianeggianti. Se andate verso il sud, ci sono paesi montuosi, ma sono soggetti a precipitazioni meno estreme di quelle italiane. L'Italia è circondata dai mari, com'è? Era presente una peculiarità anche in Grecia. Se andate a chiedere ai greci, certo hanno delle alluvioni, ma non con la frequenza con cui le abbiamo in Italia. Oppure andate a chiedere agli austriaci, anche loro soffrono meno di questo, e soffrono anche loro di alluvioni, però avendo anche delle zone dove espandersi, avendo delle zone di pianura molto estese, soffrono meno di questo. Per trovare una configurazione simile a quella italiana bisogna andare in Svizzera. Ecco, l'Italia è abbastanza, da questo punto di vista, complessa e peculiare, ed è per questo motivo che trovate molte opere di sistemazione, perché l'uomo che cosa ha pensato di fare a un certo punto? Ha pensato di difendersi, e per difendersi occorre contrastare questi processi con delle opere. Ecco, badate bene, non si può annullare questo fenomeno. Non possiamo annullare l'orogenesi, non possiamo annullare i meccanismi di erosione che tendono a riportare la Terra a una configurazione di minima energia. Non lo si può fare. Perché? Per ovvi motivi. Su scale di tempo dell'ordine di grandezza delle ere geologiche non lo possiamo fare. Però nel breve tempo, nel breve periodo, è chiaro che invece possiamo fare qualcosa per limitare i rischi. Noi non possiamo evitare che il Po avanzi, sapete che il delta del Po avanza ogni anno, è una cifra che mi ha lasciato veramente, mi ha colpito, mi è 70 metri. Cioè, se voi guardate la configurazione dell'Italia ai tempi di Venezia, vedete che il delta del Po non esisteva, era molto più interno, no? Quindi avanza con una velocità proprio notevole. Noi non lo possiamo impedire questo, però possiamo evitare che nel fare questo, cioè nello scorrere verso valle, il Po allaghi la pianura padana. Questo si può evitare. Quindi si può fare in modo che i sedimenti vengano portati fino al delta, piuttosto che depositarli tutti in pianura padana, creando delle condizioni di pericolo per le alluvioni. Ecco, tutto questo, diciamo, si può fare su scale temporali non troppo lunghe. Perché? Poi, se arriva l'evento estremo veramente che colpisce duro, lì non c'è opera che tenga. Ecco, perché nelle opere quando si progetta si parla di vita attesa di 50 anni? Ma per questo motivo, perché nessuno si aspetta che una sistemazione fluviale duri 1000 anni. Sappiamo benissimo che su scale di tempo così lunghe si verificano degli eventi estremi che portano via tutto. Nessuno pensa di progettare un'arginatura di Po con un tempo di ritorno di 1000 anni. Non è pensabile. Prima o poi arriverà la piena che ci mette sotto tutti di nuovo. Ecco, però le si progetta per un tempo di ritorno di 100-200 anni.
poi ve lo spiegherò che cosa significa tempo di ritorno, ma capite, no? Cioè uno dice, io mi aspetto che quest'opera resista 100, 200 anni, 50 anni. Ecco, questo è l'obiettivo. Per poi, tra 50, 100 anni, accade l'evento estremo e si riparte da capo, no? Ecco, questo è il motivo per cui noi pensiamo delle opere di sistemazione fluviale e questo è il motivo per cui queste opere di sistemazione fluviale sono molto presenti in Italia. Il motivo è quello di fare in modo che quando si verifica un'alluvione, un evento estremo, queste opere ci consentono di mitigarne l'effetto o di proteggerci in modo totale o di mitigarne l'effetto. Badate bene, contro gli eventi di alluvione, di piena fluviale in genere, la protezione certa non esiste mai. Per cui se sentite parlare di qualcuno che dice certezza di che Firenze non venga più alluvionata dall'anno, quella è una bufala, perché nessuno potrà mai dare questa certezza. Ecco, però si può dire protezioni tali per cui se si ripete l'alluvione del 66 sull'anno, Firenze non va sotto. Questo è il discorso da fare. Ecco, questo quindi è l'obiettivo e noi studieremo, a dire il vero, anche delle opere che non hanno nulla a che vedere con la sistemazione, ma sono anche opere che ci consentono di sfruttare la risorsa idrica. Ecco, quindi non c'è solo un'esigenza di protezione, ma c'è anche un'esigenza di sfruttare la risorsa. E per cui noi vedremo e partiremo proprio con una classe di opere che sono le opere di presa, che sono finalizzate soprattutto alla presa, a prendere l'acqua. Poi possono avere anche una finalità di protezione, ma non così spiccata. Ecco, questi sono i tipi di opere che noi considereremo, di che tipi di opere parliamo. Allora, noi partiremo con le prese d'acqua, e quindi le opere di presa. Poi vi spiego esattamente di che cosa si tratta. Poi parleremo di opere finalizzate a limitare l'erosione d'alveo, in particolare le briglie. Poi parleremo di sistemazione di versante e vorrei fare una digressione sulle opere di ingegneria naturalistica breve. Parleremo di scale di risalita per i pesci, perché sono un'opera accessoria che è fondamentale al giorno d'oggi. E se avrò tempo voglio farvi una lezione sulle dighe, non tanto per parlare di progettazione delle dighe, ma per parlare di impatto ambientale. Quindi noi inizieremo domani, poi vi lascio andare, però, e qui venendo meno al mio principio di partire dalle opere, domani io dedicherò le 2 ore di domani, poi vi spiego come ho intenzione di organizzarmi perché ho trovato una soluzione. Le 2 ore di domani le dedicherò a dei richiami di idraulica, di meccanica dei fluidi. Ecco, quindi vi ripeto, vengo a meno al mio principio ispiratore perché ho assolutamente bisogno di dedicare non più di 2 ore a richiamarvi dei concetti che sono fondamentali per capire ciò che dico, sono proprio fondamentali. Ecco, la soluzione che avrei trovato, di cui adesso chiederò conferma, è l'aula TA10 lunedì dalle 11 alle 12. Quindi mi confermate che andrebbe bene a tutti, vero? Bene. Ecco, l'aula TA10 non è grande come questa, quindi io farei le prime 2 ore qui, nonostante la TA10 sia libera, e poi mi andrei di là a fare l'ultima ora. Ma non oggi, oggi non ce la faccio. Quindi domani però vi proporrei di fare 2 ore basta, e così facendo purtroppo perdiamo un'ora che poi vedremo di recuperare più avanti, d'accordo? Grazie.